Oggi prepareremo insieme una maionese molto particolare, senza latte vaccino e senza uova, quindi una maionese vegana che si fa con pochi ingredienti e molto velocemente. Basta avere dei piccoli accorgimenti durante la preparazione. Gli ingredienti di partenza sono 100 ml di latte di soia, meglio se autoprodotto, mezzo limone spremuto, olio di semi di mais quanto basta e un pizzico di sale. A chi piacciono i sapori forti si può aggiungere anche un cucchiaino di senape. Cominciamo aggiungendo 100 ml di latte di soia. Aggiungiamo un pizzico di sale e strizziamo metà del limone. Attenzione a non far cadere i semi. Adesso cominciamo ad aggiungere a filo l'olio di mais, tenendo il mixer all'interno del suo contenitore per cominciare l'emulsione. State attenti a non premere il mixer troppo sul fondo, ma a muoverlo un po'. Importante utilizzare un contenitore che sia di molto poco più grande del mixer, quindi un centimetro al massimo, e che sia stretto, esattamente come il suo contenitore apposito. La maionese così si conserva 2-3 giorni in frigo, dentro un barattolo chiuso ermeticamente oppure dentro un bicchiere coperto. Quello che vi consiglio è di farla freddare per almeno 2-3 ore per poterla gustare al meglio. Dopo un paio d'ore, la consistenza della vostra maionese in frigo sarà perfetta. Questa è la maionese appena fatta e questa è la maionese tolta dal frigo. Ecco fatto!